Eccoci qui insieme, sono le 7:54 minuti di lunedì 15 gennaio. Ancora ben trovati a questa puntata del Buongiorno Bari. Siamo alla nostra rubrica Un Caffè Con. Il nostro Paolo Gentile continua a tenere questo caffè sul fuoco. Paolo, attento, lo stai bruciando. Perfetto, e allora diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi. Siamo in compagnia di Stefano Franco, consigliere municipale, ma anche e soprattutto presidente provinciale di Italia Viva. Buongiorno, ben trovato. Ciao, buongiorno, buongiorno Serena, buongiorno agli ascoltatori. E allora lo spieghiamo ancora una volta per chi magari ci sta seguendo per la prima volta. Questa è una rubrica che nasce per conoscere meglio la persona che c'è oltre la carica, oltre la delega, oltre l'istituzione. Dunque, Stefano Franco, io ho un ricordo legato a Stefano Franco, perché se non ricordo male, ma mi corregga se sbaglio, la nostra prima intervista era legata ad un'associazione di cui lei faceva parte, Alunni Matematica. Lei ancora probabilmente non era entrato nel mondo della politica. Che cosa è accaduto poi? Il suo impegno civico da cosa è dipeso? Allora, ricordi benissimo, tra l'altro diciamo stiamo parlando forse di 10 anni fa, anche qualcosa, qualcosina in più, dove con alcuni amici Alunni Matematica, è un'associazione di cui sono socio fondatore, costituita 11 anni fa nel Dipartimento di Matematica di Bari, e quello che abbiamo iniziato a fare in quel periodo era proprio provare a parlare, divulgare, discutere di matematica, scienza, informatica, le cosiddette STEM, le hanno nominate così dopo rispetto a quando noi abbiamo cominciato a lavorare, diciamo proprio perché consapevoli che la cultura scientifica è molto importante, soprattutto se pensiamo al mondo del futuro. E quindi diciamo in quell'intervista, se ti ricordi, parlammo di un tool che avevamo creato, My Best District, che in base ad alcuni parametri valutava la qualità della vita nei quartieri della nostra città. Quindi già si intravedeva il suo interesse per la città di Bari. Allora, in realtà l'interesse, la passione politica nasce in maniera veramente molto fortuita, quasi seguendo un percorso naturale, perché l'associazione che poi ha dato proprio l'imprinting in un certo senso al mio modus operandi aveva come hashtag Improve the World, quindi il senso era provare sempre di più a migliorare le cose attorno a noi. Col tempo poi l'associazione è cresciuta tanto da iniziare delle collaborazioni col comune, eccetera, e quindi da lì nasce inevitabilmente il mio affaccio per l'appunto alla politica cittadina. Da allora la sua vita si è un po' stravolta, perché noi insomma ci sentiamo spesso ovviamente per lavoro, non più tardi di qualche giorno fa ci siamo proprio visti per parlare dell'imminente, speriamo, riapertura del centro vaccinale nel quartiere San Paolo. Quanto tempo le toglie questo impegno civico e soprattutto quali sono poi i suoi obiettivi futuri? Allora, dico la verità, è stata, come dicevi tu, qualcosa che ha completamente stravolto, perché a me la politica toglie quasi 8-10 ore al giorno. Chiaramente, diciamo, sono ore che vengono sottratte agli affetti, alla famiglia, vengono sottratte anche al lavoro, perché poi la carica politica non è che di per sé è sufficiente per, diciamo, sostenere economicamente la vita di una famiglia. E quindi diciamo mi toglie davvero tanto tempo. Ovviamente io intendo questo tempo come tempo in cui io stesso acquisisco tante cose, imparo a vivere meglio, conosco tanta gente, mi metto a disposizione, cioè dal mio punto di vista la passione politica, l'esperienza politica è una sorta di servizio al territorio e alla comunità, che è un qualcosa che fa crescere anche me, però è una cosa oggettivamente che se vuole essere fatta in un certo modo con un approccio serio alle tematiche, provando a risolverle e non solo a fare bagarre, è una cosa a cui bisogna dedicare parecchio tempo. Lei poco fa ha detto, ha ammesso insomma, ma insomma è sotto gli occhi di tutti, che quando ci si dedica con impegno e dedizione ad una vita politica ovviamente si tolgono ore, si toglie tempo ai propri affetti. Questo significa comunque che lei ha alle spalle una famiglia che la sostiene. Io, allora, diciamo, io provengo da una famiglia di origine chiaramente come tutti, in particolare la mia molto numerosa. Io ero una famiglia di 6 figli, quindi diciamo siamo 3 maschi, 3 femmine, io sono il più grande, siamo cresciuti tra San Paolo e Enziteto. Io nasco al San Paolo, rimango fino a 5 anni, poi vado a Enziteto dove completo il corso di scuole elementari e anche quello di scuola media, anche se le scuole medie non le ho fatte in Sicilia, le ho fatte a Bari, ma mi muovevo col 19, ricordo bene quei 55 minuti nel pullman ogni giorno
per andare in Criteto e poi ci trasferiamo nuovamente a San Paolo. Però diciamo da 10 anni io ormai ho la mia famiglia con i miei 3 bimbi, con mia moglie, quindi diciamo insomma anche una famiglia con bimbi piccoli merita e necessita le giuste attenzioni e ovviamente è un equilibrio che bisogna giocare, perché è chiaro che se non ci fosse anche mia moglie, che ringrazio sempre di quello che mi permette di fare, anche lei ha il suo lavoro e quindi anche lei ha le sue urgenze, le sue priorità, certo. Però in un certo senso quando diciamo si capisce che la famiglia viene al primo posto, poi si ha anche la capacità di capire quando tutte le altre cose possono aspettare un attimo per dedicarlo alla famiglia. Una curiosità, Stefano Franco da bambino chi voleva diventare? Allora, diciamo, come tutti i bambini piccoli, io penso che sia uno dei mestieri ricorrenti. Io volevo fare l'astronauta. Mi piaceva pensare di poter spaziare, di poter fare qualcosa fuori dal comune. Però, diciamo, crescendo, quindi comunque sono sempre stato estremamente appassionato alle scienze e non per niente la laurea in matematica, ma in questa direzione. Però, in realtà, e questo, diciamo, non lo dico perché ne stiamo parlando adesso in diretta, ma perché è una cosa che veramente facevo, pensavo, me lo diceva sempre la mia professoressa di italiano, Alberta Colletta, che saluto, chissà se ci sta ascoltando. Diciamo, io quello che volevo fare era un lavoro in cui avrei potuto mantenere la mia passione, avrei potuto approfondire le mie curiosità, l'avrei potuto fare in maniera eticamente corretta, avrei potuto lavorare anche per gli altri, eccetera. Questo era quello che poi alle scuole superiori mi era nato come disegno e devo dire che una cosa che spesso mi ripetono e mi ripeto anche io era che se oggi penso a 20 anni fa sarei forse voluto proprio essere al punto in cui sono, con tutti i sogni che ho, con tutte le ambizioni che ho, quindi insomma sono contento così. In chiusura torniamo sul suo impegno politico. In questo percorso, tra l'altro, noi andiamo incontro alle amministrative che la vedono coinvolta comunque in quanto presidente provinciale di Italia Viva in un ruolo di primo piano. In questo percorso politico, dicevo, c'è mai stato un momento in cui lei ha pensato ma chi me l'ha fatto fare? La politica non serve, la politica è inutile? No, la politica non serve, no. Però diciamo momenti di sconforto, mettiamola momenti, così. Momenti sì, ci sono stati veramente momenti che poi diciamo ci sono anche delle cose personali che non posso troppo comunicare, però sono stati momenti in cui veramente ti viene da dire chi te lo fa fare. Mm-hmm. Cioè la maggior parte delle persone, penso che anche ci ascolta, quando pensa alla politica non la vede come quel luogo virtuoso all'interno del quale ci si possa confrontare sulle idee, ma lo vede come quel mondo spesso fatto di sotterfugi, strategie, interessi personali, e devo dire che questo non è completamente distante dalla realtà. Cioè, sebbene è vero che un approccio etico sano è opportuno all'interno delle istituzioni, ma è proprio opportuno perché altrimenti se le persone per bene non fanno politica, diciamo, continuerà a essere fatto in realtà da chi ha esclusivamente degli interessi personalistici. Però fare questo e dichiararlo e poi farlo realmente quotidianamente è una cosa che spesso si scontra con delle meccaniche veramente, veramente difficoltose. Ce ne passa, è vero. E quindi sì, i momenti di sconforto ci sono stati, ma è come un andamento sinusoidale, cioè ci sono momenti in cui c'è un picco di estrema adrenalina che ti porta a voler fare quello che stai facendo, a essere contento, poi di tutti quegli altri momenti in cui invece sei stato nello sconforto assoluto. In un certo senso la politica è la metafora della vita, diciamo così. È vero, non è tanto distante dalla realtà. Noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, torneremo ovviamente nelle prossime ore a parlare con Stefano Franco in qualità ovviamente di presidente provinciale di Italia Viva, quindi torneremo a parlare di amministrative. Intanto grazie per essere stato con noi, buon inizio di settimana. Grazie Serena, grazie a tutti, buon caffè allora, buona giornata. Ciao. Buon caffè anche a lei, sono le 8:04, ci fermiamo, non andate via, torniamo subito con altre notizie.